Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Ringraziamo Michele Davide per essere nuovamente disponibile a concederci il suo tempo, ma soprattutto le sue riflessioni in questa occasione. È un tempo di attesa, siamo in attesa del tempo pasquale. Abbiamo iniziato questo percorso di Quaresima attraversando un deserto. Abbiamo invitato Michael Davide a proporci una riflessione proprio in questo tempo che ci avvicina alla Pasqua, perché abbiamo bisogno di ritornare alle fonti. Quindi lo ringraziamo per questa disponibilità. Dunque, allora un saluto a tutti e a tutte, e mi sembra, vi ringrazio di questo invito che ho accolto, anche perché diciamo quello che cercherò di condividere con voi in questo tempo che passiamo insieme, è anche per me un modo per piombare, per così dire, nella Settimana Santa. Infatti, finita questa conferenza, noi andremo a celebrare i primi vespri di questa Domenica delle Palme. E Fabio mi ha chiesto appunto di farvi una riflessione, per così dire, di introduzione al mistero della Pasqua, e ha offerto come, diciamo così, chiave per entrare in questo processo di ascolto, di riflessione, di ruminazione, una parola di Eti Illesum, un passaggio del suo diario che riprendo, e a partire da quello che dice Eti Illesum cercherò appunto di fare delle variazioni. E ti scrive in un contesto, diciamo così, abbastanza difficile, potremmo dire in un contesto molto difficile. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. Forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. È una frase a dir poco meravigliosa, non solo per la sua valenza filosofica, umana, spirituale, per certi aspetti anche mistica, ma perché questa frase di Eti Illesum è come una perla che, se viene contestualizzata nel contesto di violenza, di oppressione, di devastazione, non solo per l'attentato alla sicurezza, alla vita, ma soprattutto quello che nel diario di Eti Illesum viene continuamente messo in evidenza, è il pericolo che si passi da una devastazione all'altra, ossia che si passi dalla devastazione delle attese, della speranza, della vita, della sopravvivenza, alla devastazione della nostra qualità di umanità. E quando Etilesum mette in evidenza questo doppio pericolo, per certi aspetti sottolinea il pericolo che la devastazione che viene inflitta dall'esterno, in certo modo, produca una devastazione che rischiamo di permettere dal nostro interno. E qui metto un po', riprendo il titolo che è stato dato a questo nostro incontro di questo pomeriggio: La parola abita le nostre frontiere. Direi che la parola di Dio, il mistero di Cristo e della sua Pasqua, si pone come un cuneo proprio alla frontiera tra la devastazione che la vita ci può infliggere in vari modi, a vari livelli, e la devastazione che in certo modo noi stessi possiamo produrre a partire dalla nostra fatica comprensibile di assumere anche il dramma, la tragedia, il dolore, l'incertezza, la destabilizzazione. E tutte queste parole sono parole che sicuramente in questo tempo di pandemia, ormai è passato più di un anno e ancora non vediamo bene, prima parlavate dell'organizzazione delle vacanze, tutti chiedono ormai, io non ho capito perché in questi giorni sono scoppiate le vacanze,
anche in internet si parla delle vacanze, ma non sappiamo neanche co come arriveremo a maggio, a giugno, a settembre. Bene, e Tillerson dice: in tempi come questi, come i suoi, che potremmo per certi aspetti anche dire in tempo, in un tempo come quello in cui noi stiamo vivendo, la cosa importante da salvare è un piccolo pezzo di te in noi stessi. E allora vi propongo come titolo di questa conversazione, di questa meditazione, l'arte di raccogliere i frammenti per impastare un nuovo pane. L'arte di raccogliere i frammenti. Noi siamo abituati, per così dire, ormai, o eravamo abituati a non fare più caso ai frammenti, alle briciole, perché abituati a una certa abbondanza di certezze, di prevedibilità della nostra vita, di programmazione possibile, eccetera, eccetera, per cui forse avevamo dimenticato, abbiamo dimenticato quest'arte di raccogliere i frammenti, le briciole, per impastare un nuovo pane, per impastare la nostra vita a partire anche da quello che ci rimane per certi aspetti della nostra vita, senza più idealizzare un mondo in cui di fatto pensavamo di non, di poter fare a meno dei frammenti che potevamo chiaramente buttare. Un rituale monastico medievale prevede che nel monastero, ma si fa ancora in alcuni monasteri, alla fine del pasto tu vedi sempre i monaci che raccolgono tutte le briciole, nella mano e le portano alla bocca per non disperderle. Ma quando in antico c'erano molte briciole, perché il pane era un po' più, diciamo, più consistente, anche più grossolano, c'era un monaco che alla fine del pasto, nei grandi refettori monastici del Medioevo, raccoglieva tutte queste briciole e veniva poi fatta una sorta di minestra con queste briciole, che veniva poi passata alla cena o un altro momento. Persino dei piccoli, nelle feste, da queste briciole si facevano dei piccoli dolci. L'arte, appunto, di non solo raccogliere i frammenti, ma di trasfigurare questi frammenti, un'arte, diciamo così, sottile che esige anche una capacità inventiva, creativa di ripartire dal poco, da quello che di fatto siamo tentati di buttare o di lasciar cadere per terra le briciole che si danno ai famosi cagnolini. L'arte dunque di raccogliere i frammenti per impastare una nuova speranza. E come dice Tillesum, questo lo possiamo fare per noi stessi, ma anche per gli altri uomini. E qui c'è un elemento molto importante: ogni nostra esperienza di qualità in umanità è sempre non solo un'esperienza, è anche un servizio all'umanità. Ora la domanda che possiamo porci è: che cosa sta avvenendo nelle nostre vite in questo tempo, non solo come rivisitazione della nostra vita personale? Ciascuno di noi penso che abbia dovuto rimettere anche in ordine un po' la gerarchia dei propri valori, delle proprie priorità, per rimettere anche, per ritrovare un equilibrio, un'armonia, ma questa è un'operazione che noi facciamo per noi stessi, ma che può anche diventare un servizio per gli altri. In una situazione in cui molte persone rischiano anche di essere talmente ferite, destabilizzate, da perdere un po', quell'equilibrio necessario alla speranza, abbiamo un dovere, di servizio. E vorrei cominciare citando un testo di Mario Luzi, che nel 1983, quindi un po' di tempo fa, aveva proposto una breve scelta di poesie basate sul tema del mutamento e della metamorfosi.
E nella introduzione si legge: il mutamento, la metamorfosi, questo è stato e resta il tema dei temi della mia poesia. E quando poi nell'85 ha rieditato queste poesie, ha messo come titolo Per il battesimo dei nostri frammenti. Per il battesimo dei nostri frammenti. Allora, una piccola provocazione. Nella veglia pasquale, non so se ci potrete partecipare, ma comunque nel mistero della Pasqua, noi siamo chiamati a rinnovare le nostre promesse battesimali. E potremmo dire che nel contesto in cui ci troviamo in questo momento, in questo frangente della storia, forse la grande spinta, la grande opportunità che potremmo offrirci è quello di portare a battesimo i frammenti che ci rimangono, battezzarli, vale a dire inserirli in un movimento di rinascita possibile. Quella parola che il Signore Gesù dice nella notte a Nicodemo, se non si rinasce dall'alto, e noi potremmo dire che nella logica pasquale quell'alto da cui si deve rinascere è sempre il basso. La totalità che noi siamo chiamati a cercare, a coltivare, a desiderare, a condividere, è sempre questa capacità di mettere insieme i frammenti, portandoli a battesimo. Normalmente che cosa si fa nel battesimo? Si dà un nome preciso a un bambino, per esempio, a una bambina, un nome preciso, riconoscibile, e poi con il sacramento del battesimo la persona, il bambino a cui diamo un nome, viene inserita in una relazione, in una ecclesia, in una comunità, in una cospirazione di speranza, che apre anche una prospettiva, come dire, piena di luce per l'avvenire. Infatti poi c'è anche il rituale della consegna del cielo, della illuminazione. Dunque, per il battesimo dei nostri frammenti, forse una delle cose che stiamo o che dobbiamo imparare è di non pensarci più in grande, per cominciare a pensarci in piccolo senza piccolezze, pensarci in piccolo senza cedere alla piccineria. Ma forse quella nostra attitudine a pensare le cose in grande può essere portata a battesimo, per cui non rinunciamo alla grandezza, alla profondità dei nostri desideri, dei nostri progetti, dei nostri sogni, ma ripartiamo da una sorta di piccolezza accolta e amata da una fragilità assunta e non subita, soprattutto perché fragilità poi fa assonanza proprio semanticamente con frugalità. Frugalità. Io penso che una delle grandi, come dire, opportunità del tempo che viviamo è sicuramente quella di assumere la costrizione a riconoscerci molto più fragili di quello che pensavamo di essere. Ma questa fragilità riconosciuta dovrebbe aprirci anche ad una frugalità scelta. La sfida è molto grande. Non so se avete seguito, anzi sicuramente più di me, nel nuovo governo, appena battezzato, per così dire, si è parlato di questo ministero, che poi non so se è nato o non è nato, forse Grazia Villa lo sa meglio di me, della transizione ecologica. Bene, questo termine che è stato rubato da Beppe Grillo, se ho capito bene, è un libro che è uscito un anno fa, 2 anni fa, di un gesuita che appunto porta il titolo di Transizione ecologica, di un gesuita francese, che adesso lavora tra l'altro in America proprio per tutte queste questioni. E appunto la transizione ecologica fondamentalmente parte da questa riassunzione della fragilità
come categoria ermeneutica della storia e del mondo in cui viviamo, che però non si può accontentare di fare questa sorta di esame clinico, non basta fare l'esame del sangue, deve anche entrare, per così dire, dopo che hai fatto l'esame per il diabete e quindi hai i risultati della glicemia, ti devi mettere anche per certi aspetti a regime. E questo regime è una frugalità ritrovata, ma in modo molto degno. Una cosa che mi ha molto colpito studiando alcune cose in questi ultimi tempi, giustamente, che la differenza tra la romanità, la latinità, la classicità latina, con quello che è stato il grande impatto storico-culturale della latinità, era legata alla frugalità dei romani. Quando poi i romani hanno cominciato a imitare le corti orientali, venendo meno alla loro frugalità, è arrivato il decadimento dell'impero. E da questo punto di vista, attenzione, c'è una Pasqua da vivere non solo dal punto di vista discepolare, ecclesiale, ma la Pasqua che viviamo come discepoli del Signore Gesù, mai come in questo tempo storico, dovrebbe diventare una proposta pasquale per l'umanità intera, per poter costruire insieme l'Arca di Noè. Non è un caso che l'arca di Noè viene costruita, non cade dal cielo. Cioè dobbiamo saper costruire insieme un'arca di Noè, cioè un luogo, un modo di gestire le relazioni che possano permetterci insieme di affrontare il diluvio, cioè questo capovolgimento che stiamo vivendo dal punto di vista delle nostre certezze. L'esperienza della frammentazione e della fragilizzazione che viviamo e soffriamo esige una sorta di sussulto di dignità battesimale che in realtà è sempre un sussulto di umanità. Che cosa noi impariamo nel battesimo? Fondamentalmente, che facciamo parte di un mondo più grande di noi, di cui siamo parte, ma di cui non siamo padroni, di cui siamo in certo modo fruitori, ma di cui siamo anche responsabili perché venga trasmesso. La parola del Signore Gesù rivolta ai discepoli dopo la moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Giovanni mi suona in questi termini, una parola secondo me bellissima, che in latino è meravigliosa. Fragmenta colligite, raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Vi consegno questo versetto del Vangelo di Giovanni perché penso che nella situazione attuale sia un versetto prezioso. Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. I discepoli che hanno distribuito il pane e i pesci alla folla, quando Gesù lo moltiplica il pane che mancava, a un certo punto fanno la seconda operazione, quella di raccogliere i pezzi che la folla ha lasciato. Come discepoli noi siamo responsabili di raccogliere i pezzi. È il nostro ruolo. Certo, anche noi siamo chiamati a banchettare con tutti, con gli altri, ma quando la folla è sfamata, anzi saziata, ai discepoli Gesù chiede di fare un'operazione particolare, raccogliere i pezzi avanzati. Di questo si occupano i discepoli, proprio loro. E potrebbe dire così. Una delle dei compiti apostolici è raccogliere i pezzi avanzati. Come dice Giuseppe, anzi il faraone al popolo dell'Egitto, parlando di Giuseppe, fate tutto quello che vi dirà. E Giuseppe è capace di raccogliere nei granai il grano
prevedendo il tempo dell'Eucaristia. Li raccolsero, dice Giovanni, e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Questa è una bella provocazione anche per vivere il mistero di quello che celebreremo il Giovedì Santo, la cena del Signore. La cena del Signore. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, sempre il presbitero che presiede l'Eucaristia, alla fine della distribuzione dell'Eucaristia, forse voi non lo notate perché siete forse più lontani dall'altare, ma che per chi presiede l'Eucaristia è evidente, una delle operazioni è raccogliere i frammenti, che poi sono minuscoli, nel calice, prendere, aggiungere dell'acqua e consumarli, perché nulla vada perduto. Immaginare la vita della Chiesa, delle nostre comunità cristiane, che per certi aspetti in questo anno si sono un po' impoverite, un po' arricchite. Sicuramente io penso che la nostra vita cristiana, soprattutto a livello delle piccole realtà, delle piccole comunità, delle famiglie, della chiesa domestica, forse apparentemente ci sono degli impoverimenti, ma c'è anche, forse è più forte questa capacità di ripartire dai piccoli frammenti. Perché dice Gesù sempre nel capitolo sesto di Giovanni: questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Tutti questi frammenti, tutto quello che in certo modo ci rimane tra le mani e nel cuore, come quasi scaglie di speranza, scaglie di luce, scaglie di vita, hanno un destino di eternità. Fanno già parte di quel processo di risurrezione che è già presente nella morte quando viene accolta e vissuta con dignità di viventi. Gesù non risorge dopo la morte, Gesù è risorto nella morte, perché Gesù è capace di vivere la morte, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, con un atteggiamento di grande libertà e di grande consapevolezza, e questo fa la differenza. Non possiamo nasconderci, che siamo in un tempo di carestia. Carestia che in alcuni casi è proprio anche carestia di pane, di speranza, di lavoro, di prospettive. Pensiamo alla carestia che forse ancora inconsciamente, inconsapevolmente, ma che attraversa il cuore dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, privati o impoveriti dall'aspetto scolastico, dall'aspetto sociale. Il nostro è un tempo di carestia dove però deve risuonare una domanda: avremo ancora pane? Potremo dare ancora pane ai nostri figli? Ebbene, la risposta che possiamo darci nella fede è sì, perché qualsiasi cosa vi dica, dice Maria a Cana, fatela. Se noi entriamo nella logica del Vangelo di partire dai frammenti o di partire dall'acqua, credendo che una trasformazione dell'ostacolo, della fatica, una trasfigurazione persino del dolore è possibile se accettiamo di mettere insieme le nostre fragilità, trasformandole in ricchezza, allora possiamo rispondere a questa domanda. Sì, avremo ancora pane e potremo condividerlo. Un'icona può venirci incontro, è quella della famosa donna cananea che chiede a Gesù di guarire sua figlia. E Gesù ha una reazione dura, dice no, non si può dare il pane ai cagnolini. E questa donna dice: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. E il testo continua dicendo
che Gesù risponde, per questa tua parola va, il demonio è uscita da tua figlia. Ricordate che c'è un'altra donna nelle scritture, ricordate Ruth, Ruth, che è una figura meravigliosa, un piccolo libretto meraviglioso. Qual è l'operazione di Ruth? Quella di spigolare. Ruth va nel campo di Boaz e chiede a Boaz e ai suoi operai di poter spigolare, vale a dire di raccogliere quello che gli altri lasciano dietro. Senza sentirsi, tra virgolette, né umiliata né arrabbiata. E Boaz, si dice nel testo, che dice ai suoi operai: fate così, lasciate cadere un po' di più, lasciate cadere un po' di più. E Ruth è questa donna che, proprio accettando il posto della spigolatrice, cioè di colei che prende solo quello che gli altri o non vogliono prendere o di cui non si accorgono, ebbene diventa poi la bisnonna di Davide, cioè la donna che assicurerà la generazione del re Davide, voglio dire quella che poi noi domani proclameremo nella nostra fede, quando accoglieremo domani durante la liturgia delle palme, Gesù figlio di Davide, è figlio di quella logica. La regalità che Gesù mostra nel mistero pasquale non è la regalità del banchetto del re Assuero, di Nabucodonosor, no. È la regalità del banchetto fatto con i frammenti e con ciò che rimane nella spigolatura. E ciò significa per noi diventare sempre più capaci di raccogliere le briciole e con questi frammenti impastare nuovo pane e avere occhi e cuore per tutto ciò che gli altri rischiano di non vedere e di non valorizzare col rischio di disprezzare. L'arte di raccogliere quello che gli altri eliminano, l'arte della creatività a partire dallo scarto. La reinvenzione delle possibilità a partire da ciò che in altri tempi o con altri atteggiamenti rischiamo di non vedere e persino di buttare. Così predicava alla fine del Medioevo Taulero. Taulero è uno dei grandi maestri di Lutero. Con Meister Eckhart siamo nella Germania, siamo nel mondo domenicano, quando l'ordine domenicano è nel massimo del suo splendore. In una omelia Taulero scrive così, a me dice così, e poi i suoi segretari annotano: il cavallo lascia cadere il proprio sterco nella stalla. Sebbene lo sterco sia sporco e puzzolente, lo stesso cavallo sparge con fatica lo sterco per i campi, dove nasceranno il bel grano e il dolce vino buono, che mai potrebbe crescere così bene se lo sterco non ci fosse. E aggiunge, parlando direttamente ai suoi ascoltatori: ora, il tuo sterco sono i tuoi difetti di cui non riesci a liberarti o che non sai superare. Questi dovresti portare con molta fatica e sforzi al campo della volontà di Dio in un vero distacco da te stesso. Spargi il tuo sterco su questo nobile campo e senza alcun dubbio ne germoglierà un frutto nobile e delizioso. Una parola stupenda. Non dobbiamo avere paura dello sterco della nostra vita. Ma non dobbiamo neanche avere paura dello sterco della storia. Scusate, prendo un goccio d'acqua.
La parola di tavolino è una parola pasquale dal punto di vista esistenziale, laddove in una mentalità, diciamo così, di ansia di prestazione a gogò, dove tutto deve andare nella direzione programmata, sempre meglio, sempre più efficace, sempre più preciso, sempre più funzionante. A un certo punto ci si abitua all'idea che ogni piccolo inghippo è qualcosa che invalida la nostra vita, ci rende invalidi. Invece Tavolino dice: attenzione, la vita è per sua natura complessa e ambigua, anzi, è per sua natura paradossale, come paradossale il rapporto che c'è tra lo sterco, il concime e un buon orto. Proprio ieri o avantieri, fratello Andrea Serafino, guardando il nostro orto che comincia quasi a non avere più neve, adesso dobbiamo pensare al concime. Allora, è molto strano che uno debba pensare al concime per l'orto. In realtà però funziona così. Se vogliamo immaginare un orto fecondo, la prima cosa non è di piantare le piante, ma di girare il terreno mettendoci dello sterco. Allora, a me questa immagine di Tavolino mi ha conquistato, credo, 30 anni fa, leggendo per i miei studi le sue opere. E direi che è qualcosa che può veramente consolarci. E se il nostro fosse il tempo in cui siamo chiamati a girare il terreno. Ora, è chiaro che qualunque io non sono assolutamente un agricoltore, non sono in grado, riesco a distinguere un finocchio da una zucchina, però se le cose diventano un po' più complesse, già faccio fatica. Tra erbette, erbettine, spinaci, quello già diventa per me la Trinità, è molto più lineare da spiegare che non fare la distinzione tra gli spinaci e le erbette, che diventa per me un castetto, per cui normalmente mi ritiro in buon ordine. Il finocchio e la zucchina no, quelli li so distinguere, ci sono arrivato con un po' di impegno. Ma al di là di questo, capite? Immaginare questa logica che tra l'altro è basica, basica nella natura, nella creazione, nella nostra vita corporale, nella nostra modalità di alimentarci, questo paradosso che ci fa immaginare come ci siano delle fasi dell'anno, delle stagioni, ma anche delle fasi della storia dell'umanità e di ciascuno di noi in cui bisogna accettare di girare il terreno. Ma attenzione, non basta girare il terreno per preparare un orto, bisogna metterci del letame e girare il terreno perché le cose si amalgamino, perché si crei una ricchezza paradossale. E il rapporto tra il frutto e quello che si mette come letame è proporzionale, anche se poi diventa assolutamente invisibile. Ora possiamo porci la domanda: che cosa è rimasto tra le nostre mani? Che cosa ci rimane, per esempio, delle nostre convinzioni profonde, delle nostre passioni, delle nostre lotte, dei nostri principi, rosa bianca, la politica, la giustizia, l'intelligenza, tutte cose bellissime. Penso alla mia vita monastica, alla preghiera, alla profezia, la testimonianza. Boh, tutto questo è stato bouleversé, si dice in francese, ma cosa resta nelle mie mani per girare? Che cosa posso impastare a partire, non dalla spesa che posso fare al supermercato che è chiuso, ma da quello che è rimasto nella dispensa del cuore. Questa è l'arte delle donne. L'arte delle donne è quella di riuscire a fare le cose che noi maschi non riusciamo a fare, perché noi maschi abbiamo bisogno di tutto quello che serve per fare una cosa. Abbiamo bisogno di tutto quello che si va in ferramenta per comprare tutto quello che serve e poi si costruisce eventualmente una cassa, ma con quello che serve.
Una donna invece è normalmente capace di dire cosa c'è in casa. Boh, a partire da questo si prepara il pranzo. Eravamo in quattro, ma siamo diventati otto, ma non c'è problema. Aggiungeremo un po' d'acqua e qualcos'altro e mangeremo tutti. Mangeremo tutti. Questa è l'idea, eh? Mangeremo tutti. E io ricordo ancora quando ero bambino e sono nato nella Puglia di quasi 60 anni fa, che appunto era un mondo primitivo in confronto con Israele, ma non c'era nessun problema, non esisteva l'idea che uno si dovesse invitare a pranzo. Uno arrivava e si sedeva. La domanda era, la reazione era aggiungere una sedia, favorite, questa parola che ripete continuamente Monsignor Brigantini, che lui ha imparato in Calabria. Quando si incontra una persona, dice favorite, cioè quello che c'è da mangiare ce n'è per tutti. Basta solo stare lì. Ora, come raccogliere i nostri frammenti e come onorare questi nostri frammenti? La sfida è per noi quella di saper ripartire da queste briciole che, per quanto fragili e povere, hanno la grazia di essere più vere di tante illusioni. E mi sembra, domani mi hanno chiesto una conversazione con alcune giovani famiglie. E con questa domanda, come facciamo ad aiutare i nostri figli a vivere questo tempo? E dovrò inventarmi qualcosa tra oggi e domani. Ma appunto, come possiamo trasmettere ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri giovani, a coloro a cui dobbiamo trasmettere non solo la vita, ma la sapienza per vivere la vita, questa arte del bricolage? Questa arte di mettere insieme i frammenti, ciò che resta, senza per questo rinunciare a fare della vita un piatto gustoso, buono e condivisibile. Ebbene, per fare questo è compito della nostra generazione di adulti, la nostra generazione che non siamo più giovani e non siamo neanche siamo nella prima anzianità noi, dopo i 50 anni, insomma, non siamo più giovani, siamo già anzianetti, anzianetti, e anche se ormai, infatti, non c'è più l'anzianità nel nostro, si passa da essere giovani a essere vecchi decrepiti. Ma quando è che uno diventa anziano? L'anzianità non è un click che viene con l'Alzheimer, L'anzianità è un passaggio che viene nell'età, quando noi passiamo da essere persone adulte, mature e feconde, a persone che a un certo punto si preoccupano di mettere gli altri in condizione di essere maturi e fecondi. E quindi l'anzianità è un tempo lungo della vita. La nostra modernità ha inventato l'adolescenza, che non esisteva in antico. Si passava da essere bambini a essere adulti e ha cancellato l'anzianità. E cominciamo a pagarne tutte le conseguenze. In questo tempo difficile sono mancati o rischiano di mancare gli anziani, come gli anziani di un villaggio africano. Non sono i vecchi gli anziani. In un monastero gli anziani non sono i vecchi. Gli anziani sono i fratelli che hanno già ricevuto la loro iniziazione e che dopo una ventina di anni di vita monastica sono persone di riferimento che conoscono l'arte di che cosa? L'arte dell'impastare, senza troppo drammatizzare. Si diventa anziani quando si passa dalla drammatizzazione alla capacità di affrontare. E quindi si diventa punti di riferimento. Ebbene, per noi è il grande ruolo, il grande compito di inglobare la morte, il fallimento, l'inevidenza, la marginalità, la caduta di tutto, di tutta una serie di illusioni, per evitare di entrare in quella logica del risarcimento, che poi non sappiamo bene chi ci può risarcire, in termini di sicurezza, privilegi, visibilità, possibilità. È chiaro che la nostra generazione è una generazione chiamata a vivere e metabolizzare un lutto. Per questo che vi dico con tutta bellezza,
Siamo una generazione particolarmente pasquale. E dire a dei cristiani, penso che qui siamo tutti abbastanza cristiani, ma dire a dei cristiani, cioè a degli uomini e delle donne che al di là del loro stato di vita, al di là della loro età, della loro professione, desiderano in certo modo continuamente battezzare la loro vita, ribattezzare la loro vita, beh, che quale annuncio più grande e più bello ci può raggiungere di questo? Siamo una generazione particolarmente pasquale. Stiamo vivendo una fase della storia particolarmente pasquale. E la domanda è, non siamo noi che abbiamo deciso tutto questo, per carità, perché si poteva anche evitare, per carità di Dio. Non voglio dire che peggio stiamo e meglio è, non fa parte della mia spiritualità, per carità. Nello stesso tempo, penso che in quanto discepolo, almeno desideroso, di essere discepolo del Signore Gesù e quindi di entrare in modo battesimale nel mistero della sua Pasqua, di vivere in modo pasquale, ebbene, devo vivere come una grande occasione questa esperienza, direi quasi globale, universale, di un passaggio pasquale. Chiaramente questo esige molta consapevolezza e anche molta passione. In questo senso non dimentichiamo che domani è la Domenica delle Palme e la Domenica della Passione del Signore. Questa parola passione, soprattutto nella nostra lingua, è una parola che è duplice, ha una doppia valenza. La passione è ciò che si patisce, ma la passione è anche ciò per cui si vogliono patire persino le pene dell'inferno pur di non rinunciare a quella cosa. Perché è la mia passione. Quando io dico, sentite, beh, toglietemi tutto, ma non questo, perché è la mia passione. La mia passione non significa che è il mio capriccio, e noi, attenzione, sappiamo, dovremmo distinguere da adulti, eh? Non è sempre così evidente. È chiaro che un bambino non sa distinguere il suo capriccio dalla sua passione. L'adolescente, insomma, comincia a farlo, ma con una certa fatica. Il giovane rischia di dare molto peso alla passione confondendola col capriccio. Un adulto dovrebbe distinguere questo. E un discepolo battezzato adulto, un discepolo, dovrebbe saper distinguere il capriccio dalla passione. E qual è la differenza? Il fatto che quando io dico questa è la mia passione, automaticamente dico io per questa cosa che definisco la passione della mia vita, sono disposto a pagare il prezzo che la vita mi chiede, senza sconti e soprattutto senza risarcimenti, perché è la mia passione. Io sono sempre, non so quest'anno perché comincio anch'io ad invecchiare, ma finora. E penso che ormai sia la mia 52esima Pasqua consapevole, perché la mia prima Pasqua consapevole l'ho vissuta quando avevo 5 anni, me lo ricordo ancora. Quindi ogni anno, quando leggiamo al Venerdì Santo la Passione secondo Giovanni, quando Giuda arriva con questa masnada di gentaglia, con spade, bastoni, lanterne, nel giardino del Getsemani, pensando di cogliere Gesù di sorpresa, di poterlo umiliare, quando si avvicinano, Gesù dice: "Ma chi cercate? Gesù il Nazareno?" E Gesù risponde: "Sono io" per 2 volte. E Giovanni annota: "Quando disse sono io, caddero a terra tramortiti". Perché? Ebbè, un uomo che dice: "Sono io, e se cercate me, prendete me e lasciate che questi se ne vadano", questa è la negazione assoluta di quell'istinto di sopravvivenza che ci rende cattivi. È solo l'istinto di sopravvivenza che ci rende cattivi.
Quando noi invece abbiamo il desiderio della vita, primo non possiamo diventare cattivi, è impossibile. Perché quando si ha la passione della vita, se si ha la passione della vita, quella che Gesù nel Vangelo di Giovanni chiama la vita in abbondanza, se si ha la passione della vita, non si può che condividere questa passione con tutti. Non si può neanche immaginare di togliere la vita a qualcuno, perché la vita dell'altro è parte della mia vita. Se tolgo la vita all'altro, in realtà io mi sto uccidendo. Ogni cattiveria è una forma di suicidio. E Gesù, il Signore Gesù, come dice in uno splendido passaggio Tertulliano, uno dei primi padri e teologi della tradizione antica, Gesù che è l'homo certior et verior, l'uomo più certo e più vero, nel Getsemani dice a costoro che pensano di vederlo fuggire e di doverlo inseguire: oh, no, 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 sono io, prendete me, scatenate su di me la vostra cattiveria, ma io non cerco la sopravvivenza perché amo la vita. E davanti a Pilato Gesù dice: mio caro, tu non hai nessun potere su di me. Et illesum messuadiaro annota, riprende un testo degli Acta Martyrum, in cui appunto il tribuno romano dice a un cristiano che sta per essere ucciso: ma tu sai che ho il potere di toglierti la vita. È lo stesso discorso di Pilato con Gesù. E questo risponde al tribuno: ma tu non sai che ho la libertà di dare la vita? Ed è qui il punto. Laddove noi non siamo più allo stadio animale della sopravvivenza, per cui per la sopravvivenza si deve diventare cattivi, perché secondo la logica homo homini lupus o mors tua vita mia, la mia vita, o meglio la mia sopravvivenza, diventa un principio per cui tutto deve essere sacrificabile. Nella logica della Pasqua si passa dalla sopravvivenza alla vita, e la vita è sempre una vita condivisa, mai una vita trattenuta. Ora comprendete come solo così, come umani, come discepoli, possiamo entrare nel mistero pasquale, ma non da un punto di vista liturgico, per carità, liturgico, certo. Ma la liturgia non è, specialmente la liturgia della Pasqua non è una commemorazione. Io penso che non abbiamo mai vissuto una Pasqua come quella dell'anno scorso e come quella di quest'anno, soprattutto quella dell'anno scorso, in cui la celebrazione della Pasqua, persino quasi privata o deprivata, defraudata della sua ricchezza rituale, ci ha portati al cuore del mistero pasquale. Perché si può celebrare la festa di Pasqua senza comprendere nulla del mistero pasquale. Il mistero pasquale è questa parola del Signore Gesù, prendete me, che diventa nei sinottici: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, prendete e mangiate, prendete e bevetene, tutti, tutti. Questo desiderio appunto che ci sia pane per tutti. Per fare questo dobbiamo entrare appunto in questo passaggio grande all'accoglienza del mistero della kenosi. Dal pane ostentato, dal pane in abbondanza buttato sulla tavola e magari anche buttato per terra perché ce n'è troppo, alle briciole raccolte con cura e condivise in una compassione estrema. Si tratta di ritrovare un equilibrio tra la nostra previdenza e la nostra
capacità di abbandono. Equilibrio è una parola molto bella, eh? Equilibrio, questa parola è formata da due parole. Equilibrio, essere uguali e liberi, essere ugualmente liberi, essere liberi sempre e comunque. E questo è ciò che il Signore Gesù ha vissuto nel suo mistero pasquale e che ha destabilizzato coloro che lo hanno condannato, eccetto le donne. Nei racconti della passione, della risurrezione, fondamentalmente i racconti sono pensati come Gesù, gli uomini e le donne, ma non per fare una questione di genere. L'atteggiamento degli uomini è che cosa sta succedendo, che cosa stiamo guadagnando, che cosa stiamo perdendo. Anche perché, se vi ricordate, la sera di Pasqua i due discepoli di Emmaus incontrano questo straniero e dicono: senti, e purtroppo abbiamo aspettato, ma niente da fare, la cosa è andata male, la cosa è andata male, eh? Ci ha fregato. Ci eravamo illusi, pensavamo che fosse lui, in realtà no. E mentre loro dicono questo, Gesù è là davanti a loro occhi per dire in realtà sì, ma non come pensavate voi. E le donne invece sono coloro che non hanno bisogno di una prova che Gesù abbia ragione, perché alle donne che Gesù abbia ragione, abbia torto, non gliene frega niente, non importa nulla, perché per le donne Gesù è Gesù, punto e basta. E anche se ha torto, e anche se è un falso messia, un falso profeta, un delinquente, però Gesù è colui che ha salvato la loro vita, e chi se ne frega? Se fosse anche contro Dio, ma ha salvato la mia vita, ma chi se ne importa? Le donne sono le custodi del seme della resurrezione, perché sono le custodi del seme di un amore che può essere persino blasfemo, ma l'amore è persino più grande della blasfemia. Tanto che le donne è come se rimanessero paradossalmente fredde durante la passione. Le donne non si scommuovono, eh? Le donne non si sconvolgono in realtà, tanto che appena Gesù viene sepolto, cioè quando i discepoli si rinchiudono nel cenacolo, naturalmente per organizzarsi, per prendere il primo bus per la Galilea, fondamentalmente, eh? Si chiedono qual è il primo treno per la Galilea, perché qui da Gerusalemme, appena possiamo, forse se c'è il Covid, che poi ti fanno il controllo alla stazione di Milano, è un bel problema. Per cui, come riuscire a filarcela? Eh? Le donne, invece, appena viene messa la pietra davanti al sepolcro, le donne stanno lì a guardare e già hanno già organizzato che devono essere lì non appena lo Shabbat sarà finito. Per fare che cosa? Ungere il corpo, non ungere il corpo. Ma fondamentalmente le donne non possono che stare lì a dire che Gesù non vale per quello che viene considerato, per la valutazione che viene fatto di lui. Non vale perché è un messia vero o un messia falso, vale perché ha riempito la loro vita. E l'ha riempita in un modo talmente forte che nessuno la può svuotare di questa esperienza. Quindi attenzione, la domanda è: Gesù nel sepolcro è morto o già risorto? E il testo di Giovanni è magnifico. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, vale a dire, il corpo di Gesù nel sepolcro è come il seme nascosto nella terra. Domanda: il seme nascosto nella terra è vivo o è morto? Il seme nascosto nella terra diventa vivo quando germoglia o è vivo mentre sta morendo per dare il germoglio?
Questa è la Pasqua, perché altrimenti la Pasqua, la risurrezione diventa una rivincita, diventa una partita, chi ha ragione, chi ha torto, chi è più potente, chi ha Dio dalla propria parte. Ma guardate che c'è un grande assente nella morte, nella risurrezione di Gesù. Chi è il grande assente? Dio. Dio non c'è. Ora, molte volte c'è tutta anche una letteratura teologica, eh? Allora, com'è possibile che nel momento in cui Dio dovrebbe essere il grande presente, è il grande assente? Ma attenzione, è proprio perché non c'è bisogno che Dio sia presente. Non c'è bisogno. Perché di fatto la presenza di Dio viene manifestata nel mistero pasquale in questa forza libera del Signore Gesù di non avere bisogno di un Dio che lo protegga, che lo liberi, che lo raccomandi, che lo rivendichi. No, non c'è bisogno. La manifestazione di Dio è il fatto che il Signore Gesù è capace di dare la sua vita con libertà senza togliere la vita a nessuno. Ora, vi rendete conto che c'è una forza politica nel mistero della Pasqua che può trasformare il mondo? Nella misura in cui trasforma il nostro cuore e la nostra vita. Stiamo per concludere perché si potrebbe ora abbozzare qualche prospettiva per il nostro cammino. Dobbiamo imparare un po' di pane elfico. Sapete cos'è il pane elfico? È quello del Signore degli Anelli, il pane degli elfi. Quando giovedì noi celebreremo la celebrazione della messa in Cena Domini, canteremo degli inni, delle preghiere attorno al segno del pane e del vino che diventano il corpo e il sangue di Cristo. Ebbene, questo è il pane elfico, quel pane che ci permette di camminare con leggerezza e a passo sostenuto senza essere appesantiti. Il pane più leggero che si possa immaginare, che dà però la più grande energia che si possa desiderare. Per che cosa? Per seminare speranza e vita. Il pane elfico. Quando Etil Lesum, da cui siamo partiti, dice alla fine del suo diario: ho spezzato il mio corpo come se fosse pane e l'ho distribuito agli uomini, perché no? Erano così affamati e da così tanto tempo. È meraviglioso, eh? Se voi vi ricordate chi conosce il diario di Etty comincia con tutte delle questioni alimentari che non finiscono più. Fondamentalmente lei passa dalla bulimia, all'anoressia, dalla paura di ingrassare come sua madre, a questa vergogna di non essere in grado di gestire il proprio corpo. Alla fine del suo diario possiamo dire che c'è stata nella vita di Etty Lesum, senza nessuna conversione al cristianesimo, una conversione alla logica eguaristica, che sarebbe quale? Il problema non è ciò di cui ho bisogno, è la fame degli altri che mi fa impastare il pane, non la mia fame. La domanda di una madre di famiglia qual è? Ma quanto pane serve a sfamare? Io sono profondamente colpito, è un testo che amo molto. Il testo dell'apparizione, della manifestazione del Signore Gesù risorto sul lago di Tiberiade dopo la Pasqua. Giovanni è sempre magnifico, eh? E Gesù durante la cena pasquale, nel Vangelo di Giovanni, cosa fa? Lava i piedi ai discepoli. Mentre i sinottici parlano del pane e del vino, Giovanni no. Gesù compie il gesto non del servo, della sposa. È la sposa che lava i piedi. È il gesto più grande di intimità. Ci sono delle cose che fa o l'infermiera o la sposa. Non uno qualunque. Non si dice
alla prima persona che passa per casa cambia il bambino, oppure togli il pannolone alla nonna. Queste cose le fa o la badante o io. Sono gesti di intimità, di profonda intimità. E il più grande servizio che noi facciamo, ci facciamo reciprocamente, è il servizio dell'intimità. E il Signore Gesù offre questo servizio ai suoi discepoli durante la cena pasquale nel Vangelo secondo Giovanni, quello che leggiamo al Giovedì Santo. Lava i loro piedi. Cominciamo con le ceneri, al mercoledì delle ceneri, in testa, e arriviamo alla punta dei piedi il Giovedì Santo. Si potrebbe dire così, tutta la Quaresima ci è data per passare dalla testa ai piedi. Ma sul lago di Tiberiade, dopo la risurrezione, a un certo punto i discepoli sono a pescare, non hanno pescato niente, sono ritornati alla loro vita di prima. Grazie a Dio ce l'hanno fatta a lasciare Gerusalemme, si sentono al sicuro nella loro regione, dove non sono sotto lo sguardo del Tempio. E a un certo punto sulla spiaggia c'è Gesù che ha fatto che cosa? Ha preparato il fuoco, ha impastato il pane e a un certo punto dice ai discepoli quello che dice a una madre di famiglia: venite a mangiare, venite a mangiare. Ancora una volta, per il Vangelo di Giovanni, Gesù assume su di sé i tratti della femminilità più squisita. Quella che riesce a dire il volto di Dio. Venite a mangiare. Non so voi la vostra esperienza da bambini, ma io ricordo questa espressione della mia nonna quando eravamo tutti in campagna durante l'estate. Eravamo un esercito nella nostra grande casa di campagna. E a un certo punto mia nonna, che presiedeva alla preparazione del pranzo, venite a mangiare. Ora, era il segno che si poteva entrare in cucina, che fino a quel momento era interdetta. Venite a mangiare, venite a vivere. Immaginate la bellezza di una chiesa, della nostra chiesa, che invece di preoccuparsi di tante altre cose, diventasse sempre più preoccupata di far risuonare nel mondo questo invito, venite a mangiare. L'invito della sapienza, venite, mangiate senza, comprate senza spesa vino e latte. A partire dalle briciole che cadono, che sono cadute dalla mensa della nostra società epulona, dobbiamo riconoscerlo. Ci eravamo abituati ad essere una società epulona. Talmente epulona da dimenticare chi si trovava alla porta, dietro la porta, con i cani che leccano le piaghe di Lazzaro. Da essere una società epulona, riuscire a ripartire dalle briciole per preparare questo pane elfico senza dimenticare di aggiungervi un po' di spezie perché sia un pane non solo leggero e nutriente, ma profumato. Chi di noi non conosce l'emozione del profumo del pane, del profumo del cibo, quello che magari risveglia i nostri ricordi di infanzia. E di fatto, quando si entra in una cucina, non si dice che buono, si dice che buon profumo. Invece, ti aspetti. Io non sono capace, ma conosco alcune persone che cucinano senza mai assaggiare perché sanno distinguere la cottura dei cibi a partire dal profumo, senza bisogno di assaggiare. La qualità del profumo è capace di dire se il cibo è cotto, se manca di qualcosa, se è ben salato. Il profumo della risurrezione. Cosa fanno le donne? Nel momento in cui gli uomini disperano, le donne preparano profumi. Donne preparano profumi. Mentre gli uomini si riorganizzano per prendere il primo treno, il primo TGV, il primo Frecciarossa per
lasciarsi alle spalle Gerusalemme, le donne invece preparano i profumi. Se il primo passo è quello di non avere paura di dover ripartire coraggiosamente dalla fragilità propria dei frammenti e delle briciole, il secondo è quello che vorrei anche un po' annunciarvi questa sera, è di non rinunciare alla fantasia e alla creatività propria della cosiddetta cucina povera delle nostre bisnonne. Cucina povera non significa cucina meno buona o meno nutriente, anzi, per certi aspetti, il contrario. Le spezie che possiamo aggiungere al pane impastato, a partire dalle briciole che ci restano tra le mani, sono un pizzico di compassione in più, un pizzico di benevolenza in più, un pizzico di cura in più, un pizzico di intimità in più, un pizzico di gioia semplice e vera in più, in una vita di comunione semplice e autentica. Io penso che se noi, specialmente noi, non per separarci dagli altri per carità, ma se come discepoli di Cristo che celebrano esistenzialmente, oltre che liturgicamente, il mistero della sua Pasqua, percepiamo in questo tempo il profumo pasquale, dobbiamo essere capaci di dedicarci ai profumi, alle spezie, per far sentire già, per promettere già il pane di cui i nostri fratelli e sorelle in umanità hanno bisogno e di cui noi siamo i custodi, non perché abbiamo degli, come devo dire, abbiamo delle riserve, delle scorte nascoste, no, ma perché abbiamo questa sapienza acquisita alla scuola del mistero di Cristo morto e risorto. Attenzione a non dimenticare l'acqua, perché per l'impasto è fondamentale. Io ricordo una delle mie scene più belle di bambino con la mia bisnonna, quando lei faceva le orecchiette, l'assistevo nell'impasto. E allora, già che lei aveva le mani nell'impasto, io avevo una brocca di acqua calda e dovevo aggiungere l'acqua a seconda di quanto mia nonna mi diceva, Non è che aggiungevo l'acqua come dicevo io, però il mio compito di bambino era l'assistenza della brocca e io ero fierissimo di questa cosa. Cioè, non avrei mai lasciato ad altri il compito di assistere mia bisnonna con questa benedetta brocca. Dicevo un po' di più, no, basta. A quelle volte anche con un po' di indispettita, se era troppo poca. Il mio ruolo di bambino era di permettere che ci fosse sempre l'acqua giusta, perché se no mia nonna con le mani impastate, facevo un gran pasticcio, ma non dimentichiamo l'acqua. Naturalmente con un poco di olio, in Puglia l'olio non manca mai, niente da nessuna parte. Per impastare il nuovo pane a partire dai frammenti e dalle briciole è necessario impastare avvalendosi di ciò che riesce a mettere insieme fino a tenere insieme elementi diversi. L'acqua è il nostro volerci bene. Cosa fa l'acqua con l'impasto? Permette alla farina di diventare impasto. Attenzione, non dimentichiamo l'acqua e da buon pugliese mai dimenticare l'olio di oliva, perché è ciò che dà una certa non solo consistenza, ma quasi una bellezza. L'olio fa risplendere, rende tutto più dolce, rende tutto più liscio, più buono, più gustoso. E direi che l'olio è la nostra mitezza. Il Giovedì Santo la Chiesa sempre consacra i santi oli dei catecumeni, degli infermi e il Sacro Crisma. Vale a dire, l'olio è ciò che fluidifica, ciò che dà morbidezza, ciò che permette
di dare una certa fluidità persino alle durezze, quando la pelle è ruvida, quando un po' d'olio, un po' d'olio. Allora, penso se riusciamo a fare questo, come dice l'Apostolo Paolo, lo leggeremo il Giovedì Santo, come fa la tradizione ebraica celebrando Pesach, con gli azimi della sincerità e della verità. Ci si può anche accontentare degli azimi, delle azime pasquali, ma appunto che sia un pane nutriente, quello del viaggio. Quello che si stipa, leggero e nello stesso tempo nutriente. Questo è il nostro compito di discepoli del Cristo morto e risorto per noi, per indicarci la via della Pasqua. E la via della Pasqua non è la rivincita sulla morte, la vendetta sul fallimento, no, no. La Pasqua è questa capacità di non pensare più in termini di sopravvivenza, ma solo di vita donata e condivisa. E quindi io vorrei lasciare questa immagine meravigliosa del Signore Gesù che davanti a tutte quelle tentazioni scendi, ti crederemo, chi ti credi di essere, chi cercate. Gesù dice, sono io, sono io. Sono io e sono qui per dare la mia vita. Allora, in questi giorni pasquali, in cui si preparano anche i cibi pasquali sono legati a questa essenzialità e a questo profumo. Cerchiamo di preparare questi cibi interiormente, di gustarli nella nostra vita spirituale, e di offrirli. In particolare, come adulti, sentiamo il dovere di trasmettere questa sapienza ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri giovani, perché ne avranno bisogno per affrontare i tempi che ci vengono incontro. E noi abbiamo il dovere di dire loro la verità. Ecco, concedetemi quest'ultima nota. C'è una cosa che è molto forte nel Vangelo. Il Signore Gesù con i suoi discepoli è un vero maestro. Perché? Perché dice loro la verità. Quando i discepoli dicono: ma no, andrà tutto bene, ma sì, adesso è una svista, ma poi riusciremo a trovare il modo con i sacerdoti del Tempio. Gesù dice: no, 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 no. In verità io vi dico, il figlio dell'uomo prepara i suoi discepoli al mistero pasquale. Tanto che dopo la Pasqua, dopo il fallimento pasquale della crocifissione, i discepoli hanno qualcosa di cui ricordarsi per poter andare oltre il fallimento pasquale. Di cosa si possono ricordare i nostri figli, i nostri giovani? Che cosa abbiamo messo nella loro sacca da viaggio, in modo che nel momento del bisogno possa essere tirata fuori e possa essere in certo modo scoperta come un dono che noi adulti abbiamo fatto loro per poter tenere nella vita. Il Signore Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a tenere. E noi abbiamo il dovere di trasmettere la sapienza ai nostri figli che la vita è una questione pasquale e quindi bisogna essere anche capaci, a un certo punto, di tenere nella prova senza mai rinunciare alla propria identità profonda, a quella che prima dicevo, la propria passione per la quale si è disposti anche a dare la propria vita. Buona Pasqua.